Matteo riprende l'avventura qui al Teatro Principe, dove è praticamente nata la tua carriera professionistica, hai disputato qua 6 incontri. Sì, dove è nata, dove ho ottenuto 4 vittorie, quasi tutte per KO, poi dopo successivamente sono state 2 sconfitte, per, mettiamola così, una mia mancanza, e adesso mi danno la possibilità di potermi rifare dopo il mio ultimo KO che è venuto proprio qua su questo ring. E sono motivato, ho fatto un bel lavoro di psicologia con il mental coach Stefano Lopopolo, figlio del grande Alessandro, e quindi adesso sono motivato, voglio salire, fare bene, perché me lo merito, perché ho lavorato tanto, tanto, e lo sento di essere in forma e vincerò sicuro. Che incontro sarà, facile, difficile, impegnativo quello di domani? Ma io non metto niente, non metto la mano sul fuoco, perché ogni match è a sé. Può succedere di tutto, come può succedere che vinca anche al primo round. Il pugile è un pugile abbastanza esperto, sa la sua e ce la giochiamo. Vogliamo ricordare che la box non è solo quella che si legge sui giornali, spesso con fatti che accadono al di fuori di questo sport, che è da sempre è l'arte nobile. Vogliamo ricordare che poi i ragazzi invece che combattono sul ring hanno seri principi molto rigidi anche. Sì, diciamo che gli eventi che sono accaduti di recente sono eventi da prendere, punire e mettere da parte, non concentrare alla box, perché la box comunque è uno sport che da tanto fa tornare o fa rinascere le persone. È lo stesso discorso possiamo farlo con Fragomeni, che all'Isola dei Famosi si è dimostrato per quello che è, una grande persona, un grande uomo, e con la box è riuscito a sistemare tante cose della sua vita che, meno male, si sono andate un po' a perdere. E io penso che comunque la box è uno sport che ti dà tanto, e voglio continuare a coltivarlo bene, fare bene, perché meno male voglio fare anche conoscere alle persone questa parte dello sport. Ma tu parteciperesti all'Isola dei Famosi? Beh, è una cosa che sì, ci parteciperei. È una prova anche lei, a me piacciono le prove, le cose difficili, le prove mi piacciono. Ci parteciperei tranquillamente. Abbiamo cambiato look dall'ultima volta o sbaglio? Sì, ho accorciato un po' i capelli perché mi andavano davanti agli occhi, non riuscivo a vedere. E farmi le treccine non è una bella cosa. Allora, diamo l'appuntamento ai tuoi tifosi per domani sera. Sì, domani venite a vedermi, a tifarmi, e che farò sicuramente un bellissimo match.